Noi vogliamo ingaggiare i giovani a sentirsi protagonisti, quindi coinvolgendoli anche in tavoli di lavoro, di momenti di incontro, per capire da loro quelle che sono le esigenze. In estrema sintesi, la legge deve promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani, quelli più virtuosi, e anche cercare di includere quelli che sono magari un po' in margine o che hanno qualche difficoltà. È un obiettivo ambizioso, i giovani in Lombardia sono oltre 2 milioni, sono molto diversi. La legge dice che sono giovani dai 15 ai 34 anni, quindi diciamo un panorama molto ampio, molto diverso, molto variegato, e dovremo attraverso una programmazione triennale di strumenti concreti promuovere, diciamo così, il protagonismo e la partecipazione dei giovani secondo le loro possibilità e secondo le loro capacità, considerando che anche i nostri territori sono molto diversi. Milano è diversa dalla montagna, ma dobbiamo cercare a stimolare un po' tutti a essere protagonisti nelle loro comunità, e ce la faremo. Molto bene, ci sono già 300 aziende che hanno deciso di essere presenti in forma diversa, qualcuna magari solo con degli spazi condivisi, altri proprio fisicamente in loco. C'è il Macnelopol, l'anno prossimo aprirà l'ospedale Galeazzi, un ospedale privato, convenzionato, ma molto moderno, efficiente. C'è l'alta velocità, c'è la metropolitana, ci sono le node infrastrutturali necessarie. Sarà realizzato il campus dell'università statale, quindi si creerà davvero un ecosistema straordinario che secondo me creerà occasioni di sviluppo e di crescita per tante aziende, per tante persone e anche per tanti giovani. A febbraio, lo abbiamo ricordato l'altro giorno, ci sarà il Social Innovation Forum, un tema molto stimolante che vede i giovani protagonisti, sia dal punto di vista, diciamo, dei promotori delle tecnologie, ma anche dei fruitori, perché poi la tecnologia può anche diventare uno strumento di inclusione sociale.